Bentornati con Pokémon Rubino, io sono DFDL e l'altra volta abbiamo battuto la palestra e abbiamo catturato la nostra prima donna della squadra, Elettra, un Electrike che ho portato off screen al 19, al pari livello con gli altri e oggi... esploriamo Porto Selcepoli, iniziando dal mercato. Il mercato ci sono un paio di negozianti e poco altro. Qua c'è questo tizio che vende delle bambole. Bambole che non servono a niente, effettivamente. Questo tizio vende... questo è l'energivendolo. Vende le vitamine. Le vitamine a cosa servono? Servono per fare gli allenamenti mirati da battling competitivo. Quindi se volete allenare un Pokémon più in attacco che in altre statistiche, gli date una proteina. Il ferro è per la difesa, il carburante per la velocità, lo zinco per la difesa speciale, il calcio per l'attacco speciale e i PS su per i PS, come ci dicono le scritte lì a fianco. E poi questa tizia. Cosa? Il tuo Electrike? Devi impegnarti di più. Se lo fai ti darà qualcosa di carino al tuo Pokémon. E praticamente questa tizia, se ha gli EV, se un Pokémon ha gli EV al massimo o portati grazie all'energivendolo o quelle battaglie, comunque se ha gli EV al massimo, gli darà un fiocco di merito che non credo serva a qualcosa. Comunque è solo quello, gli dà un fiocco di merito se ha gli EV al massimo. Questo tizio invece... ah no, questo parla e basta. Questo tizio... conosci la MT Forza Segreta? Il nostro gruppo adora la MT Forza Segreta. La potrai ottenere da uno di nostri, ritorna quando ce l'hai per mostrarmela. Così sarai dei nostri e ti venderemo della buona merce in segreto. E questo tizio, quando avremo appunto la MT Forza Segreta, potremo tornare da lui e ci venderà non so che roba. Allora, qua dentro, questo è il... non mi ricordo come si chiama. Aspettate, c'è scritto qua fuori. Livello... no, non c'è scritto. Comunque, qua in questo edificio si fanno le gare Pokémon. Non che servano a molto. Sono semplicemente delle gare di bellezza, acume, grinta, grazia e ce n'è un quinto che non mi che mi sfugge. Classe, ecco, classe. Va bene. Semplicemente sono delle gare in cui si usano delle mosse. E poi ci sono i giudici, prima il pubblico, poi i giudici che valutano il Pokémon. E chi vince la gara ottiene un fiocco. Il fiocco non serve a molto. Poi, altre cose da fare qua, c'è questa bambina che ci dà un portapokemelle. Che serve per mettere dentro le pokemelle che si fanno con le bacche. Grazie a questi due cosi. Che si chiamano mixer bacche. Ve li farò vedere dopo. Adesso vado a parlare con gli altri. Ah, che delusione totale. Volevo solo sapere perché i miei Pokémon non vincono. Ho dato al giudice 2 centesimi, sai, un piccolo omaggio. Non ho manco voluto ascoltarmi, accipicchia. Vabbè, andiamo al sodo. Prendi qua. Hai ottenuto MT41, la MT di... non mi ricordo. Attaccalite. Ecco. Attaccalite è un'ottima mossa strategica, nel senso che usata strategicamente può essere utile. Impedisce all'avversario di ripetere la stessa mossa 2 volte di fila. E nelle lotte in doppio, usare attaccalite e ripeti in combo è una mossa estremamente uber. Vuol dire che un turno sì e un turno no l'avversario non potrà attaccare. E qua c'è una gara in corso, nient'altro. Comunque, passiamo a fare il mix di bacche. Allora, ci sono 2 mixer bacche. Perché?
I mix di bacche si possono fare anche in Link con il cavo Game Link, con gli amici, quindi. E questo mixer vuoto serve appunto per fare le bacche con gli per fare le pokemelle con gli amici. Mentre questo serve per farle in game. Semplicemente, sono due per quello. Comunque facciamole in game. Oh, vuoi creare delle pokemelle insieme a questo vecchietto? Sì. Eccellente, sai come si creano le pokemelle? No. Bene, te lo spiego subito. In realtà è molto semplice. Quando la freccia del mixer raggiunge la tua posizione, premi il pulsante A. Tutto qui, vedrai com'è facile. Provare per credere. Bene, allora iniziamo. Tutto il mixer bacche. Selezioniamo la bacca ananas. Sì, perché è l'unica bacca inutile che ho per adesso. Non so di che colore verrà la pokemella. Il colore dipende unicamente dalle bacche usate. E quando il cursore passa davanti alla propria freccia, bisogna premere A. Ok. Qua c'è una classifica. Non so cosa serve la classifica. Credo che le pokemelle di chi è più alto in classifica siano migliori, ma non sono sicuro, quindi non credetemi. Non credetemi alla cieca. Ecco. Poi, qua vedete la velocità massima e il tempo impiegato. Il tempo impiegato non serve a niente, mentre la velocità massima, più è alta, meglio sarà la pokemella. Cioè, una pokemella migliore ha un livello alto e una fibra molto bassa. Una pokemella buona. Quindi più la velocità è alta, più il livello sarà alto e più bassa sarà la fibra. Nient'altro. È stata creata una pokemella Inda con il livello 11 e la fibra è 20. Wow, 20 di fibra fa schifo. No, non voglio fare altri mix di bacche. Comunque, qua dentro abbiamo fatto tutto, continuiamo il giro della città. Oh, questo è il club allenatore di Pokémon. Allora, il club allenatore di Pokémon ci sono due persone fondamentali. Una è questo, che è il presidente. Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Essendo il presidente sono la persona più autorevole. Nessuno alleva i Pokémon meglio di me. Nessuno. In ogni gara la mia vittoria è scontata. Ma ciò priverebbe gli altri di qualsiasi divertimento. Quindi passo il tempo ad esaminare i Pokémon degli altri. È meraviglioso osservare come gli altri allevino i loro Pokémon. L'espressione felice dei Pokémon ben allevati, gli sguardi attenti ed amorevoli dei loro allenatori, il mio cuore pervaso da immensa gioia. Oh cielo, scusa, ho chiacchierato troppo. Permettimi di esaminare il tuo Pokémon per vedere come sta crescendo. Vedo... non c'è male, ma puoi fare di meglio. Come allenatore devi impegnarti di più quando alleni questo Pokémon. Ad esempio ti posso suggerire di dargli più Pokémelle. Questo tizio ci... praticamente quando avrete un Pokémon con una statistica gare. Statistica gare intendo bellezza, acume, grazia, grinta, quelle cose lì. Quando avrà una statistica gara al massimo, cioè a 100, darà una fascia colorata al Pokémon, nient'altro. Mentre questa tizia... È edificante vedere i Pokémon che vogliono bene ai loro allenatori. I Pokémon sono molto sensibili ai sentimenti dei loro allenatori. Se tratti i tuoi Pokémon con amore e con cura, ti vorranno bene a loro volta. Quindi i tuoi Pokémon ti vorranno tanto bene, torna a trovarmi. Mettiamo per primo Garden Boy, perché dovrebbe avere una buona amicizia, una buona felicità. Questa tizia, vabbè, adesso ve lo faccio vedere se... bla 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 bla. Il tuo Pokémon ti adora davvero. Un omaggio ad un allenatore sensibile da parte del fan club. E ci dà una calmanella. Sì, ci dà una calmanella che praticamente aumenta l'amicizia. Io la do, la calmanella, adesso, quando la trovo. Sempre se la trovo, che mi perdo sempre in questo zaino. Calmanella, calmanella. No, non devi usarla. La diamo a Link.
Perché fidatevi che è così. Fidatevi che va bene dare la calmanella lì. Qua c'è un po' il team plasma, ma un po', non troppo. Ecco come si chiama quella cosa. Mi veniva tendone lotta, ma il tendone lotta è in smeraldo. Si chiama Arena delle Virtù, ecco. Ok, facciamo acquisti al market. Gli acquisti non ve li farò vedere, però vi faccio vedere che prendo un messaggio porto. Perché? Perché servirà più avanti. Ok, in questa casa c'è il giudice onomastico. A cosa serve il giudice onomastico? Adesso vi faccio vedere. Ehi, ciao, sono il giudice onomastico, l'indovino dei nomi. Sono lieto di valutare il soprannome dei tuoi Pokémon. Sì, di quale soprannome di Pokémon devo presagire il futuro? Di Smithers. Perché Smithers è un nome maschile e lei è una femmina, poverina. Smithers, giusto? Hai scelto proprio un bel nome. Ma che dici di trovarne uno ancora migliore? Sì. Bene, quale nuovo soprannome vuoi dare? E ci permette di cambiare il soprannome dei Pokémon. Io adesso ne scelgo uno che si adatti a una femmina. Ok, Consuela, per chi non lo sapesse, è la cameriera dei Griffin, quella che fa... No, 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 quella lì. È quella, Consuela. Fatto, d'ora in poi questo Pokémon si chiamerà Consuela. È un nome migliore del primo, proprio una bella fortuna. Ve lo dirà comunque che è un nome migliore del primo. Penso di aver esplorato tutto. Spero di sì. Quindi adesso andiamo avanti con la storia. E basta. Entriamo qua. Qua dentro è importante parlare con questa persona. Devo dargli una voce particolare a questo perché mi ricordo come si chiama. Se questa cosa va qui e quella va là, dove va allora questo e quella giù lì? Ah, non ne vengo a capo. Ciao, sono Timon. Oh, davvero? Io mi chiamo Pompa. Ok, va bene. Il Capitan Remo mi ha dato l'incarico di progettare un traghetto. Oh, che cos'è? È la merce Devon? Fammi pensare. Il Capitan Remo è partito per chissà dove. Aveva delle faccende da sbrigare. Ti va di cercare il Capitan Remo e di consegnargli direttamente la merce? Ok. Sì, si chiama Timon. Va bene. non penso sia fatto apposta il riferimento al Re Leone, però... Oh, cioè... Abbiamo trovato un Timon. E quindi... Va bene. Parlo con gli altri, se non hanno niente di interessante da dire ci vediamo fuori. Ok, non c'era niente di interessante. Comunque, adesso vedete che il Team Plasma se n'è andato via da qua. Non so perché vi fanno parlare con Timon. Però, boh. Comunque, quando parlate con lui, il Team Plasma se ne va via da qua. E questo edificio è il museo. Bisogna pagare per entrare. Ti trovi nel museo oceanografico. L'ingresso costa 50, 50 poche dollari. Vuoi entrare? Sì, perché no? Buon divertimento. Qua c'è un po' il Team Plasma anche dentro, non per dire, ma... è pieno di Team Plasma anche dentro. Comunque, parliamo con questo tizio. Sì, se stai cercando il Capitan Remo sono io in persona. Ah, devono essere i pezzi che ho ordinato dal signor Petri della Devon. Perfetto, grazie. Adesso possiamo prepararci per la spedizione. E arriva il Team Plasma. Aspetta, il pacchetto è nostro. Che cosa? Chi sono queste persone? Siamo il Team Magma. Il nostro capo vuole quei pezzi. Dammeli senza tante storie. E ci sfida una lotta. Naturalmente. Tizio del Team Magma, manda Namel e io Kyo Garden Boy. Garden Boy. Taglio Furia? No, non gli fa niente. Però lui usa azione che mi fa ancora meno. Taglio Furia e dovrebbe fare di più. Lui usa azione ancora. Taglio Furia è una mossa di tipo coleottero che più viene usata e più danno fa. Se usata più volte di seguito fa più danno. Semplicemente.
Ok, vedete quanto danno sta facendo e quanto ne faceva all'inizio. Aia, 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 ouch. Niente Axe. Ha fallito. Fuck. Garden Boy, no. No, 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 mandiamo Link, va. Sì, apre potenza. Yeah, riduce l'attacco di Namel. Morso. Dai, è stab. Oh, mi dispiace per Garden Boy. Vabbè, dopo passerò al centro Pokémon. Niente problemi. È morto Garden Boy. Oh, che disastro. Il capitano, il capo andrà su tutte le furie. Largo, frignone, ci penso io. Fare le voci del Team Magma mi manda la gola, non posso dire dove. E lui manda Zubat. E noi abbiamo Elettra. Elettra. Tuono onda. Così lo paralizzi. Va bene. Così non dobbiamo aspettare statico. Lui usa sgomento, ma sgomento, se usato per... cioè, se si attacca per ultimi, usare sgomento non serve a niente. E naturalmente lui ha super suono. Dai, usa ancora grido di lotta. Yeah. E si fa ma... Aia! Lui è paralizzato, meno male. Ma dai, Elettra! Usiamo una pozione su Elettra, va. Yes. Aspettavo l'axe della paralisi. Quindi... attacco rapido. Dai, non sei così confuso da... dai! È normale, no? E lui è paralizzato. Intanto mi sta uccidendo. La confusione dovrebbe essere già passata da Mo. Ok, un attacco rapido e gli fa un bel po'. Oh, Zubat è paralizzato, wow. Oh, non è più confuso. E vai, attacco rapido e muore Zubat. Yes. E riceviamo 162 punti esperienza. Contro Namel mandiamo Link. Vai Link. Dai, su. Sì, prepotenza, gli riduce l'attacco e bla bla bla. Morso. Wow, quanto gli fa. E lo fa pure tentennare, yeah. Morso ha una piccola percentuale di far tentennare. E il tentennamento funziona solo se si attacca per primi e praticamente impedisce all'avversario di agire in alcun... Yes. Riceviamo 264 punti esperienza e saliamo al livello 20. E non impariamo nessuna mossa. Wow. No, Garden Boy. Se torniamo a mani vuote ne sentiremo delle belle. Ah, non pensavo che i nostri piani sarebbero andati all'aria. Questo è un personaggio tanto epico quanto inquietante. Sono venuto a vedere perché è tanto complicato portare via alcuni pezzi. Ma vedo davanti a me solo una ciurma di pappamolle. Sono Max del Team Magma. Perché vuoi mandare in fumo i piani del Team Magma? I Pokémon, le persone e tutti gli esseri viventi dimorano sulla Terra. Per questo il Team Magma sta cercando di espandere la terraferma. Non trovi che il nostro sia un obiettivo magnifico? Beh, non importa, sei giovane. Non puoi comprendere la nostra nobile causa. Ma se ci metterai ancora i bastoni fra le ruote, non avremo pietà. Ricordatelo bene. Addio. Come ti chiami? Ah, sì, me l'hai già detto. Sei da FDL. Una situazione davvero tesa. Ti ringrazio per l'aiuto. Oh, sì, per poco dimenticavo che i pezzi della Devon sono arrivati grazie a te. Da FDL c'è de merce Devon. Ops. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie, scusa tanto. I fondali marini sono già stati scoperti da Mo. Comunque, qua vedete che è rimasto un tizio del Team Magma. C'era anche prima.
e diceva le stesse identiche cose. Però, se ci parlate prima, le cose che dice sono incoerenti. Ehi, che ci fai tu qui? Io sono quello del Team Magma che hai battuto prima, ricordi? Prendi questo, devi perdonarmi. È ottenuto MT-46, la MT di furto. Ah, ci picchia, hai mai andato a monte i nostri piani? Stavo per rubacchiare qualcosa per rifarmi, ma... Aspetta, un giorno la pagherai. La MT di furto... La insegnerò a Link, perché sì, perché è una discreta mossa di tipo buio. Sì, sostituiamola con furto. Al posto di azione però mi serve una mossa fisica. È più potente di azione e anche più precisa, però mi serve una mossa fisica anche. Perché sennò grido di lotta non serve a niente, quindi togliamo Segugio. Al posto di Segugio. Oh, c'è Garden Boy morto, uffa. Odio portare i cadaveri in giro. I cadaveri dei Pokémon in giro. E Link impara furto, yes. Tanto Segugio non l'ho mai usata. Comunque, passo al centro Pokémon. E ci vediamo la prossima volta. Faremo... questo percorso, il percorso 110, quindi spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e seguite la mia Let's Play, noi ci vediamo la prossima volta con Pokémon Rubino, ciao!